Amici dal cuore tassellato, ben ritrovati su Motocross My Passion. Stasera puntata specialissima perché abbiamo il manager di Tony Cairoli, Alberto Martinelli. Ciao Alberto. Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Contentissimo di averti qua, prima di tutto perché sei un uomo che da 23 anni nel mondo delle corse hai avuto collaborazioni importantissime, hai vinto 8 mondiali e dopo ci racconterai passo per passo un pochettino tutta la tua carriera e poi ti farò delle domande inerenti chiaramente al nostro Tonino nazionale che è partito alla grande in questo 2017, dita incrociate non diciamo esatto, niente. Esatto. Allora, sei manager e procuratore di Tony Cairoli. Ho questo privilegio. Privilegio. Poi ti occupi del club TC222. Sì. Sì, raccontaci un pochettino come è nata prima di tutto la tua passione verso questo mondo, quando hai iniziato e come hai proseguito. Sì, brevemente senza tediare nessuno visto che sono passati tanti anni. Sono un appassionato di motocross sin da ragazzo e quando ho potuto così a 14 anni iniziare a muovere i primi passi nel motocross ho iniziato a correre, ho fatto il campionato regionale 50 e il campionato regionale 125, sono riuscito a correre per circa 6 anni, per 6 stagioni, poi per varie vicissitudini della vita non ho potuto continuare e tuttora mi sento sempre un pilota mancato anche se la natura non mi ha dato certamente il talento di Tonino, ma credo che qualche risultatino in più avrei potuto farlo, qualche soddisfazione me la son tolta e adesso mi è rimasta la passione e quando posso durante l'anno cerco ancora di fare motocross e che penso mi accompagnerà finché vita non mi separa. Anche perché molte volte ci incontriamo sui campi da esatto, cross. Esatto, ci è capitato di incontrarci. Purtroppo questo lavoro è un rovescio della medaglia, seppur un lavoro bellissimo non farei nient'altro che questo e mi ritengo un privilegiato. Ha come rovescio, dicevo, il poco tempo a disposizione per poter praticare il motocross, che è la passione più grande che ho. Succede anche a me per lo stesso motivo, però andiamo avanti, siamo esatto, grandi appassionati, cerchiamo anche di portare un qualcosa, un plus in più verso questo sport che molte volte manca. Soprattutto televisivamente, noi siamo l'unica trasmissione che parla nello specifico di motocross e di off-road in genere, con appuntamenti settimanali. Il resto ci vorrebbe un pochettino più di investimenti forse, un pochettino più di risorse, un pochino più di volontà anche da parte delle emittenti di investire in questo mondo. Sì, sì, assolutamente, sono completamente d'accordo con te. Purtroppo non siamo mai riusciti a sdoganarlo come questo sport merita. Cerco anche di essere obiettivo, di non farmi coinvolgere dalla passione che ho per questa disciplina e capisco anche che ci siano tantissimi altri sport meritevoli, dico il fioretto per dirne uno fuori dal nostro ambito del motorsport che alla fine si ritaglia lo spazio soltanto quando ci sono i mondiali o le olimpiadi, per cui mi rendo conto che anche a livello di palinsesto trovare uno spazio dedicato al motocross non sia facile. Ovvio che noi stiamo facendo il possibile, è anni che con Tonino cerchiamo di promuovere al meglio e cercare di spingere per dove c'è fattibile il motocross. Onestamente un buono spazio in Italia ce lo siamo ritagliati, si potrebbe fare molto di più e tanto meglio, è chiaro che noi da soli non siamo in grado di farlo, ci vorrebbe un supporto anche a livello federale per capirci, dove un po' tutti insieme spingiamo nella stessa direzione. Poi un po' il mio modo di concepire il lavoro, credo che si possa sempre fare meglio di quello che si è fatto e mi piace immaginare che a furia di spingere qualcuno ci prenda un po' più in considerazione. Beh, in effetti lo sai che io sono da anni che spingo su questo, sto investendo molto, soprattutto con grande passione perché mi piacerebbe vedere appunto il motocross, come dico sempre, ad un altro livello. Un po' quello che diceva, non so se hai visto la conferenza stampa di Anaheim 1 con Roczen, che si è presentato in giacca e cravatta, e i giornalisti americani gli hanno chiesto ma come mai così? Perché in effetti il motocross deve fare un salto in avanti. È una piccola goccia nell'acqua, molti hanno sorriso su questo fatto, però è importantissimo riuscire ad andare a prendere fuori dalla nostra nicchia di appassionati
gente che per la prima volta si avvicina a questo sport. Assolutamente d'accordo con te, a dimostrazione che questo è sempre stato un nostro focus. Con Tony nel lontano 2010, quando abbiamo iniziato la collaborazione, ci siamo un po' confrontati su come potevamo trovare strade e soluzioni che ci permettessero di far conoscere Tony Cairoli un po' al di fuori dal motocross. Noi, valutando un po' com'era la situazione a livello sia sportivo e televisivo italiano, i media in genere, abbiamo un po' puntato sul mondo social, e devo dire che a distanza di anni questa scelta ha pagato, per cui oggi Tony effettivamente nel mondo social ha un suo perché. Abbiamo circa 1.200.000 followers aggregati tra Instagram, sì, Facebook e Twitter, e questo insomma ci ha permesso di avere una certa rilevanza anche al di là del motocross. Non è sufficiente, ogni giorno cerchiamo di lavorare per sdoganarlo al meglio, per portarlo avanti, per promuovere il nostro modo di lavorare, e devo dire che se dovessi fare un'analisi abbastanza oggettiva, oggi dopo Valentino Rossi c'è Tony Cairoli come sportivo nell'ambito del motorsport, trasversalmente, sì, parlando, sì, voglio dire, sia delle due che delle quattro ruote. Già questo possiamo dire che non è poco, parlando di motocross, che per una questione anche oggettiva dello sport, o sei veramente appassionato, se no non è facilmente percorribile rispetto ad altri sport, non è il pallone, no, che dici scendo a giocare da casa con un paio di scarpette, esatto, e basta, una maglietta. Mi metto sul marciapiede. Poi molte volte, scusa se ti interrompo, è la difficoltà nell'approcciare verso le piste. Sì. Molte volte vengono fatte delle critiche che io non condivido all'organizzazione, a Luongo in particolare, su piste come Assen, che invece offrono, oppure come la Svizzera, che offrono la possibilità a tutti di avvicinarsi a questo sport senza infangarsi o sporcarsi fino alle ginocchia, un pochettino più vicino alle famiglie. Per cui il grande lavoro anche di Ustream e di Luongo in questi anni, in fin dei conti, l'ha portato in 62 paesi del mondo, e chiaramente hanno beneficiato piloti come Tonino, come Geiser e come tutti gli altri campioni del mondo, come, certo, Fevre, e tutto il circus ci ha guadagnato. Tu cosa ne pensi? Allora, su questo? Io con gli Ustream, diciamo, ho un ottimo rapporto. Ho avuto modo di confrontarmi con Giuseppe Longo più di una volta, ho espresso le mie opinioni, che sono molte volte in linea con i suoi pensieri. Certo. L'idea che lui si è fatto di piazzare quelle 3-4 gare in un campionato che abbiano, diciamo così, una modalità un po' diversa rispetto al cross tradizionale, dal mio punto di vista lo condivido in pieno, al punto che io un paio di anni fa con loro mi ero messo un po' in gioco per cercare di portare il GP a Monza, dentro il circuito di Monza. Poi sarebbe bellissimo. Ci sono stati tutta una serie di problematiche non di poco conto, anche allegate al parco di Monza, che ci sono, come sappiamo, all'autodromo, tutti, all'autodromo alla gestione, stesso. Cioè, quindi quant'altro. Io sposo assolutamente questa line-up che ha preso gli Ustream di portare alcune gare negli, diciamo, in circuiti di velocità, la stessa gara del Qatar, insomma, cioè io condivido, credo che il mix tra piste tradizionali e piste artificiali possa essere il compromesso corretto e giusto per avvicinare anche qualche appassionato, potenziale appassionato in più che adesso non c'è. È quello che stiamo cercando di fare tutti nel nostro piccolo, grande intervento con i vari lavori, con le varie professioni, io seguendo appunto le gare, commentandole e quant'altro. Molte volte c'è stata una mancanza, e questo ne ho parlato anche con personaggi coinvolti della federazione. Avrò probabilmente qua il presidente del comitato lombardo, non mi ricordo il nome, però sarà nostro ospite, spero di avere Copioli in un prossimo, per poter parlare di questa invisibilità un po' della federazione. Abbiamo iniziato una piccola grande collaborazione, speriamo di portarla avanti. Motocross My Passion farà il possibile per tirare fuori la federazione da questa nebbiolina, io farò nel mio piccolo. La federazione in che cosa è mancata
Allora, come la vedi tu? Sono critiche costruttive queste qua che facciamo, senza criticare poi l'operato. Io ho avuto un lungo colloquio telefonico anche la settimana scorsa con il nuovo presidente Giovanni Coppioli e mi sembra che Giovanni abbia voglia di confrontarsi. Io in federazione mi sono proposto due o tre volte in senso costruttivo della parola e non in senso distruttivo. Cioè io ho detto alla federazione, noi in Italia abbiamo il privilegio e l'esclusività di avere due eccellenze mondiali, di cui uno si chiama Valentino Rossi e l'altra si chiama Tony Cairoli. Hanno vinto 17 mondiali in due, non so quante altre nazioni possono fregiarsi di questa cosa. E io ho detto, cavoli, voi siete la federazione, ma perché non ci confrontiamo per il bene del motorsport, del motociclismo in generale, non per un interesse personale nostro, che bene o male abbiamo dimostrato di fare delle scelte e camminare con le nostre gambe. Cioè mettiamo a disposizione il know-how che abbiamo noi della crew di Tony Cairoli e la disponibilità della crew di Valentino Rossi per dire cosa possiamo fare, visto che noi siamo comunque in una situazione di privilegio che altri non possono avere, per aiutare il volano, definiamolo così, cioè il lato positivo di questa situazione privilegiata. Dare fuoco alle polveri proprio. E ho trovato, insomma, a parte un paio di persone all'interno della federazione, un certo gradimento su questa volontà. Poi la cosa è un po' svanita, non so se è perché il mandato di Sesti era in scadenza adesso, delle dinamiche politiche della federazione onestamente non mi occupo e non lo so. Fatto sta che con Coppioli ci siamo conosciuti poco prima che lui venisse eletto e mi sembra di intuire dalle sue parole una buona carica positiva, il fatto che sia andato a Rennes da Valentino, che abbia iniziato a farsi sentire, come per dire, io come presidente ci sono, vedere, è andato a girare in moto, ha una moto da enduro, lui è appassionatissimo, e io ho detto a Coppioli, guarda, noi non ti chiediamo niente, su questo posso dirmi tutto, ma che noi siamo stati in federazione una volta nella storia di Cairoli a chiedere qualcosa, non ce lo possono certo dire. Ci stiamo semplicemente mettendo in gioco tutti, o no? Se facciamo il bene di questo sport e lo facciamo per tutti, ben venga, è un volano in positivo, per cui... Perfetto. E finiamo su queste tue parole, riprendiamo subito dopo la pubblicità. Ancora un attimo e Motocross My Passion rientra.